Allora, per iniziare vorrei rispondere a una domanda che so che già in tanti mi vorrebbero fare, perché qualcuno ci ha già provato, ovvero quando cambierò le locandine sullo sfondo. Domanda legittima. Sappiate che ho deciso che le cambierò una volta ogni 2 settimane, altrimenti le finisco subito, perché prima volevo farlo una volta a settimana, poi ho pensato che invece 2 volte al mese, quindi 1 o 2 settimane, fosse decisamente meglio. Ora, banda ciancia, iniziamo subito con la sessione di oggi. Sigla! Parlare di un film che ultimamente mi state chiedendo recensioni tantissimi, e capisco il perché, dal momento che stiamo parlando di un brand che, nonostante esista da moltissimi anni, ancora oggi, quando esce qualcosa che lo riguarda, tanto in TV quanto al cinema, si accaparra una buona fetta di pubblico e si è ritagliato nel corso del tempo una nicchia ormai indissolubile, piuttosto ampia, composta da appassionati nostalgici a cui io appartengo da tempo immemore, e mi riferisco al 15° lungometraggio d'animazione tratto da questo anime, prima ancora manga, creato da Akira Toriyama, che ha fatto l'infanzia di molti di noi. Sto parlando naturalmente di un film del 2015 per la regia di Tadayoshi Yamamuro, ed è Dragon Ball Z, la resurrezione di F. Dunque, prima di iniziare a parlarne, però, devo fare una premessa doverosa. Io sono fan di Dragon Ball da quando ero piccolo, ho iniziato a guardarlo quando hanno passato l'anime per la prima volta su Italia 1, come penso molti di voi. Era l'anime in cui Goku era ancora un bambino, poi ho guardato lo Z quando iniziavo a crescere, ma ancora un ragazzino sugli 11-12 anni, e quando sono cresciuto ho recuperato il manga. Ma prima di allora non l'avevo mai letto, mi ero limitato all'anime, e io non sono mai stato un amante dei film di Dragon Ball, perché io credo che Dragon Ball sia un prodotto che funziona finché rimane seriale, cioè a puntate. Nel momento in cui devi realizzare un film di 1 ora e mezza, in cui inserire combattimenti mozzafiato, mantenere il rapporto tra i personaggi che non devono essere snaturati, e far sì che abbia un inizio, uno svolgimento e una fine che siano coerenti, ecco che iniziano i problemi di ritmo. Non dico che tutti i film usciti finora su Dragon Ball, lungometraggio di animazione, abbiano quel problema, ma la maggior parte sì. Oltretutto c'era anche un'altra problematica: quando ero un bambinetto, per me era abbastanza grave. All'epoca i film venivano passati in televisione sulla Rai, se non sbaglio il sabato pomeriggio, e era il periodo in cui sulla Mediaset uscivano ancora le puntate nuove dell'anime, e io mi trovavo sulla Rai i personaggi con voci diverse e che utilizzavano i nomi e i termini della traduzione italiana del manga, e io, che all'epoca non seguivo il manga, rimanevo disorientato e mi incazzavo per il cambio di voci. Ora che sono passati 15 anni circa e che sono più maturo, riesco a capire perché fosse così, per motivi anche di diritti, adattamento, eccetera. All'epoca invece la cosa mi dava fastidio. Aggiungete che io sono convinto che Dragon Ball sia un anime e un manga non senza tempo, nel senso che adesso che sono cresciuto mi rendo conto di alcuni limiti, ne sono legatissimo lo stesso perché ha fatto la mia infanzia, la mia giovinezza e quant'altro, però i film usciti negli ultimi anni non mi avevano fatto impazzire, perché l'anno scorso qui in Italia è stato portato in un evento cinematografico di 3 giorni, esattamente come la resurrezione di F, La battaglia degli dèi, che io però ho recuperato successivamente perché non ero riuscito ad andare a vedere in sala, in Giappone è uscito nel 2013, non mi era piaciuto perché la storia era abbastanza raffazzonata, perché i personaggi nuovi non mi avevano fatto impazzire, Bills e Whis, che ho preferito qui, perché qui non sono stati introdotti, ma ormai fanno parte del mondo di Dragon Ball, sono canonici, quindi quando li ho presentati mi faceva impazzire. Qui invece, conoscendoli già, hanno potuto sfaccettare un po' meglio, mi sono abbastanza piaciuti. La risoluzione di F l'ho visto in sala, ma ieri, ovviamente sto registrando da ieri, che era lunedì, e quindi non sono riuscito a fare la recensione quando il film era ancora al cinema. Mi dispiace per questo. E quindi dicevo che non è un anime senza tempo, non è un prodotto senza tempo, quindi e questi due film, insomma, La battaglia dell'era mi era piaciuto, questo invece sì, a discapito di quello che ho detto finora, ma con delle riserve. E perché dico che Dragon Ball non è un prodotto senza tempo? Perché secondo me quando cerchi di portarlo avanti e non ha più niente da dire, vai a rovinarlo. Io sono tra quelli che avrebbero apprezzato la prima idea di Toriyama, ovvero quella di terminare Dragon Ball Z con la saga di Freezer.
ha retto un po' anche con la saga di Cell. Io da ragazzino adoravo anche la saga Majin Buu, ma andando avanti con gli anni mi sono reso conto effettivamente che la saga di Buu aveva delle pecche incredibili e che è fastidioso che ogni due per tre venga menzionata una leggenda che non si era mai sentita nominare prima solo per creare un nuovo livello di potenza che i personaggi devono raggiungere, che immancabilmente riusciranno a fare alla fine del film o delle puntate e quant'altro, capito? Hanno cominciato ad aggiungere il Super Saiyan del secondo e terzo livello, poi nel film nuovo è arrivato il God Super Saiyan, insomma il Super Saiyan God, insomma è fastidioso dopo un po', per cui è per questo che io credo che Dragon avrebbe dovuto lasciarlo stare, perché anche se provi a portarlo avanti per conoscere nuove generazioni, risulta un po' troppo uguale a se stesso, cosa che invece non accade ad esempio per Lupin, che sono più di 40 anni che va avanti e riesce comunque ad adattarsi perfettamente a ogni epoca. Io sto seguendo, come penso moltissimi di voi, l'avventura italiana, la nuova serie che sta andando su Italia 1 in queste settimane, e caspita ragazzi, e mi piace tantissimo, ci sono delle ingenuità incredibili anche lì, però hanno aggiunto personaggi accattivanti, le storie sono interessanti, l'ambientazione italiana aiuta sicuramente, e porca miseria, nel 2015 Lupin riesce a essere attuale senza risultare snaturato rispetto al passato. È un anime, un cartone animato che riesce ad accompagnare più generazioni nel corso del tempo. Non dico che Dragon Ball non riesca a farlo, però secondo me rispetto a diverso tempo fa è calato molto di tono, e non lo dico perché sono cresciuto, perché penso di avere la capacità di riconoscere se una cosa effettivamente è ancora a livello rispetto a quando me la ricordavo oppure no, e secondo me non lo è, ma poi è dimostrato anche dal fatto che molti fan di vecchia data la pensino in questo modo. Però la risoluzione di F comunque mi ha un po' fatto tornare bambino, cosa che non era successo con la battaglia degli dèi. Perché sono tornato bambino? Perché la sceneggiatura è sempre di Toriyama, come se non erro era anche nel film precedente, e ha inserito un sacco di fanservice che in un prodotto come questo non solo mi aspetto, ma pretendo, perché comunque io 27enne che sono cresciuto con Dragon voglio rivivere certe atmosfere, e ci sono, ma non solo. La prima parte mi ha ricordato tantissimo il Dragon Ball dei primi tempi, quello per appunto con Goku bambino, col fiocco rosso eccetera. Non c'entra nulla per la storia, ma le atmosfere sono effettivamente quelle, perché un pregio del film, che poi però diventa anche difetto, spiegherò perché, è il fatto che si è diviso idealmente in due parti. La prima, in cui i personaggi dialogano tra loro, parlano molto, vediamo Freeze che si prepara alla sua vendetta, reintroducono bene Bills e Whis, caratterizzandoli e sfaccettandoli un minimo in più, anche se Goku e Vegeta sono fin troppo stereotipati per i miei gusti, perché purtroppo hanno pensato di mantenerli come ce li si ricordava senza sviluppare troppo, perché ripeto, è un film di un'ora e mezza, e questo è il problema, perché poi la seconda parte è il combattimento, e perché da pregio diventa anche un difetto, perché il pregio era il fatto che per appunto potevano inserire atmosfere scanzonate, riferimenti ai film precedenti e allo storico anime, ma la seconda parte è combattimento che non poteva essere inserito fino all'inizio, perché è un combattimento di un'ora e mezza, era troppo lungo, durerà una quarantina di minuti con tutte le interruzioni del caso, perché sapete che in Dragon Ball i personaggi sono famosi per fermarsi per mezzo di un combattimento e iniziare a dialogare tra loro così a caso. È una cosa fantastica, genuinamente anni 80 e 90, e effettivamente adesso sembra un po' fuori tempo massimo, però chi conosce Dragon Ball sa che così, forse ragazzini di adesso che non sono abituati a cose del genere potrebbero rimanere un attimino strani. Quindi comunque è difficile che Dragon Ball lo vada a vedere una persona che non sa nulla del prodotto, anche perché deve aver visto necessariamente la battaglia di Dèi, o comunque saperne la trama, perché ci sono dei riferimenti pesanti, nonché personaggi che se non hai visto quel film non hai mai visto prima. E dicevo, il problema è che il combattimento durando 40 minuti non ha la giusta intensità, un combattimento del genere dovrebbe essere spezzato in più puntate. Sapete che negli ultimi mesi sta andando in onda in Giappone Dragon Ball Super, che credo sia già stato acquistato la media, se non mi dire accazzato, mi pare di sì. Dragon Ball Super conterà un centinaio di puntate, e le due storie principali saranno quella della Battaglia dei Dei e quella della Risoluzione di F. Io mi chiedo, che senso ha far uscire prima i film e poi l'anime?
Non era meglio fare il contrario? Strategia di marketing che non capisco, perché nell'anime sicuramente svilupperanno alcuni personaggi in maniera maggiore, aggiungeranno qualcosa, altre cose le cambieranno radicalmente, perché hanno più tempo per sviluppare il tutto. Però io adesso so la storia in maniera complessissima e non la posso godere in maniera efficace nell'anime. Avrebbero dovuto fare veramente il contrario e non l'hanno fatto, vabbè. E quindi il problema è che la carne al fuoco era tanta. Questo film mi interessava perché comunque Freezer è un personaggio che io adoro, devo essere sincero, e finalmente qua lo fanno risorgere. Sì, c'era stato lo scontro, anche se non sbaglio, in Dragon Ball GT, ma per me Dragon Ball GT non esiste, nel senso che non mi è piaciuto per niente, non era neanche un progetto che coinvolgeva da vicino Toriyama. E questo invece è scritto da lui, è voluto da lui, insomma, mi piace come cosa, no? Sicuramente Toriyama voleva pagare le bollette a fine mese, quindi ha accettato di ritornare su Dragon Ball, eccetera, però diciamo che si è un po' impegnato, non è più il Toriyama di una volta. Soprattutto nella scrittura, perché va bene che, cioè, alla fine l'anime era tratto dal manga, quindi a parte i filler era praticamente la stessa storia e più o meno gli stessi dialoghi, quindi la sceneggiatura non mi sembra che non fosse sua nell'anime, lui supervisionava, però comunque avete capito, i dialoghi erano quelli. E per l'appunto quello che non funziona è il fatto che sia tutto troppo veloce, capito? Troppo veloce, non ci sono delle motivazioni vere e proprie, tutto molto stereotipato e messo giù alla buona, proprio perché il tempo era poco e c'era tanto da dire e da fare. Poi molti si sono lamentati di alcuni aspetti. Alcuni dei disegni non capisco come mai, perché secondo me sono tra i disegni più belli che si sono visti in un film tratto da Dragon Ball di animazione negli ultimi anni. Oltretutto le animazioni sono interessanti, il character design è stato un pochino svecchiato, hanno ammorbidito i tratti di alcuni personaggi, i colori sono sgargiantissimi e bellissimi, e come dicevo prima Bills e Whis funzionano di più qui che non nella battaglia degli dei, proprio per il fatto che abbiamo imparato a conoscere un minimo e adesso stiamo approfondendo questa conoscenza. Whis in particolare mi piace un sacco perché è strapotente, però non è, cioè non lo dà a vedere, è molto serafico. E Bills mi stava antipatico, invece in questa risoluzione di F l'ho trovato interessante, anche per la posizione che ha tanto lui quanto Whis riguardo l'interferenza in situazioni come quella che viene proposta all'interno della pellicola. È interessante vedere come siano abbastanza super partes. Quindi non si parla di personaggi malvagi, ma di personaggi che hanno delle inclinazioni particolari. E altri invece sono lamentati delle voci italiane. Secondo me invece non c'è molto da lamentarsi, perché è normale che molte voci siano cambiate, alcuni doppiatori storici sono morti, e devo dire che è da un po' che Andrea Ward doppia Goku in occasione come questa ed è bravo, a me piace. Bulma invece ha la voce di Monica Ward e lì invece non l'ho apprezzata moltissimo, perché rende Bulma più irritante di quello che mi ricordavo. Oddio, anche la versione giapponese la voce è fatta apposta perché sia irritante, però qui non ci azzecca molto. Dopo anni e anni abituato a una voce molto ma molto più femminile, non che la Ward non ce l'abbia femminile, però gli è rimasto un po' quella cosa da Lisa Simpson a Steve Harker, un po' gracchiante di fondo, e non è una voce proprio femminilissima, mettiamola così. Preferivo il doppiaggio televisivo, ma diciamo che a parte Andrea Ward, che va a sostituire lo storico doppiatore televisivo di Goku, che era Paolo Torrisi, quello di Mediaset, è morto ormai diverso tempo fa, abbiamo anche un altro cambio. Freezer era un po' che non compariva in una versione italiana, a parte, vabbè, nel GT, ma era sempre il primo doppiatore Gianfranco Gamba. Nel 2004 Gamba purtroppo è venuto a mancare, e allora qui hanno delegato tutto a Loris Loddi. Loris Loddi ha fatto un buon lavoro, lui è il doppiatore nella versione italiana di Dexter Morgan, nella serie Dexter. Credo che molti l'abbiano visto in italiano, anche quelli che recuperano le serie in streaming con i sottotitoli, perché se non erro, a parte le ultime stagioni, le prime, siccome Dexter è comunque una serie di un po' che è iniziato un po' di tempo fa, le prime stagioni non si trovavano più in lingua originale e quindi erano solo doppiate, per cui penso che molti sappiano come sia la voce di Dexter e nella versione italiana. Comunque Loddi è anche un doppiatore
che avrete sentito in un sacco di altri film e serie, però vi dico, vi parlo di Dexter perché è sicuramente, lo identificate sicuramente di più con quel personaggio. Ora, Loddy è stato molto bravo perché in molti momenti è riuscito a anche ricordare la voce che riusciva a dare Gamba a Freezer. Il problema è che dove Gamba riusciva invece a prorompere in risatine, sornione, da sbruffone, Loddy no. Loddy magari dice in una scena: ti distruggerò Goku, e parte con questa risata in falsetto che io a sentirla iniziavo a ridere come un coglione, dicevo che cazzo di risata è, ma non credo sia colpa sua, semplicemente non è nelle sue corde, ci ha provato in tutti i modi ma non è riuscito a rendere le risate efficaci. Sicuramente Gamba in quello era più bravo, ma con questo non significa che abbia fatto un brutto lavoro, anzi secondo me è riuscito a rendere giustizia al personaggio di Freezer, l'ha reso molto minaccioso. Peraltro non so se fosse merito suo, ma in questo film mi è sembrato molto più cattivo e minaccioso di quello che mi ricordassi nell'anime, questo ci stava. Quindi Freezer non mi ha assolutamente deluso, hanno giocato su alcune stupidaggini, no? Come il nome della trasformazione finale di Freezer, anche qui hanno dovuto inserire la potenza super di Freezer. Il problema del film fondamentalmente è, a parte il ritmo, sono le incongruenze, senza fare troppo spoiler, non è una cosa che vi rovina la trama. Ad esempio, Bulma viene a sapere che Freezer sta per esorgere ed è lì che deve pensare chi è Freezer, quando fino a qualche anno prima su Namek a momenti schioppa per colpa sua. Anche Gohan sembra che se lo ricordi in maniera nebulosa, quando porca puttana Freezer è fondamentalmente è stato la causa della sua prima avventura su pianeta Namek. Insomma, vabbè che era piccolo, ma si ricorderà chi cazzo era Freezer, capito? Quindi non è che non se lo ricordano, ma è come se fosse una cosa lontana nel tempo che è successa 100 anni prima, quando in realtà non è successa poi così tanti anni prima. Ed era abbastanza cattivo da ricordarselo, suppongo. Per cui questa cosa non mi ha fatto impazzire, così come non ha fatto impazzire l'incongruenza riguardo la potenza di alcuni personaggi. Non voglio fare il fanboy nerd di Dragon Ball, però un minimo di coerenza. Vuoi rendere tutto questo canonico? Bellissimo, benissimo. Allora, non mi mettere Gohan che sembra in difficoltà, che comunque Gohan ha fatto il culo a Cell, quindi poteva quantomeno tenere testa a Freezer. Non so quale fosse la potenza di Freezer in questo anime, in questo film rispetto al Cell dell'anime, però porca puttana, credo che un minimo avrebbe potuto contrastarlo. Junior, piccolo, mi viene da chiamarlo un Junior, anche se in realtà ormai usano i nomi del manga, però è talmente radicata in me la versione televisiva italiana che mi viene da dire Junior. Comunque piccolo, il signor piccolo, che qui risulta devoluccio e si fa mettere in difficoltà nel primo tanghero che arriva, e quando in realtà già su Namek, quando si era fuso con Aila, aveva una potenza devastante. Quindi questa cosa mi ha un pochino fatto storcere il naso. I personaggi non hanno una vera e propria caratterizzazione, nel senso che sono i personaggi che conosciamo, come conosciamo da sempre, ma il più stereotipati possibile. Non c'è nessuno che in questo film ha più spazio di altri, ha una crescita personale che lo porta a imparare cose nuove. No, hanno voluto, cioè è un film fatto semplicemente per mettere Dragon Ball al cinema. Quindi questo non so quanto possa far piacere a tanti che si aspettavano un film un filino più consapevole. È per questo, è quello di cui parlavo prima. Ormai trovare cose nuove è difficile rinnovarlo. Non tutti gli show, non tutti i brand possono essere portati avanti e adattarsi col corso del tempo. Lupin ce la fa per parlare di serie TV, Doctor Who ce la fa, hanno dovuto cambiarlo parecchio nel corso degli anni, c'è stata la pausa, quanto è quello che volete, ma questo sabato inizia la nuova stagione e sono tutti a cazzo durissimo ad aspettarla, me compreso, porca puttana, me la guarderò al Tardis Pub con 1 miliardo di persone, non vedo l'ora, quindi sul super maxi schermo, per cui capite, Tardis Pub a Milano, non so se avete presente, se non avete presente cercatelo, magari vi interessa. Comunque al di là di quello, cioè capite, sono riusciti con degli accorgimenti a attualizzare un sacco. Dragon Ball invece rimane sempre tanto figlio dell'epoca in cui è stato prodotto, nel senso che dopo un po' vedere questi che raggiungono sempre un livello maggiore con degli espedienti improbabili può risultare abbastanza pesante, anche un po' stupido, cioè capite. Quindi non so, sicuramente un bambino si diverte, ma ripeto, mi sono divertito anch'io, perché comunque rivedere certe cose, risentire certe atmosfere, poi ci sono proprio delle citazioni vere e proprie,
alla saga di Freezer dell'anime, e allora sì, in quel senso mi è piaciuto. Per il resto è un film comunque che lascia un po' il tempo che trova, non me lo ricorderò granché. Io sicuramente tra un paio di giorni già mi sarò dimenticato alcune cose. In fondo è come se fosse una puntata dell'anime estesa che non aggiunge niente di nuovo, che serve solo a farti dire wow figo, Freezer è risorto, ma poi l'epilogo è inevitabile. Però qualche trovata ce l'ha, ad esempio la punizione di Freezer là di là è qualcosa che mi ha fatto sganasciare, tanto all'inizio quanto alla fine mi ha fatto sganasciare da ridere, per cui i momenti proprio what the fuck, come piacciono a noi i fan di Dragon Ball, ci sono, per cui si ritrovano. Però è un filmetto nel suo genere e anche riferito al brand Dragon Ball, gli darei un 7, che però è un 7 dovuto più alla nostalgia che ho del tutto, per cui mi faccio andare bene certe cose quando magari in sé non è che vadano benissimo. È un 7, diciamo, di manica larga, quel professore, avete sentito come quei professori che magari vi volevano bene e allora anche se vi venite trovati un 6,5 vi davano 7 con l'ira del compagno a fianco che aveva preso 5 perché il professore a lui invece lo detestava. Capito? Quindi è un po' diciamo che Dragon Ball per me e tanti altri gode di privilegi che altri anime o comunque altri prodotti come questo non hanno, mettiamola così. Magari mi fanno un film con gli stessi difetti di un altro anime, per dire Naruto, che a me non fa impazzire, mi sarebbe piaciuto di meno, capito? Quindi qui è anche difficile scindere la sfera emotiva da quello che è il film in sé. I difetti riesco perfettamente a distinguerli, però li perdono di più rispetto a altri prodotti simili, perché credo che sia anche normale. È proprio qui ti prendono per affezione, perché è un film che è fatto per prenderti proprio per la nostalgia. È un film che punta sì a far conoscere la nuova generazione, ma punta tantissimo anche ad acchiappare le vecchie, che finché campano andranno sempre a vedersi le nuove puntate dell'anime, il nuovo film e quant'altro. Lo criticano, ci bestemmiano sopra su internet, ma poi al prossimo lo vanno ancora a vedere. Sempre, ma è sempre così, è normale, cioè è una cosa anche comprensibile, per cui è un 7 molto 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 di manica larga, mettetela così. Per alcuni potrebbe essere, per alcuni neanche raggiunge la sufficienza. Secondo me la sufficienza comunque sì, perché è infinitamente superiore alla Battaglia degli Dèi. Ho sentito molte critiche che secondo me sono un po' troppo aspre. Sì, non sarà il miglior film su Dragon Ball, il miglior prodotto su Dragon Ball che sia mai stato proposto, però vederlo al cinema con questo scontro che comunque ha degli ottimi momenti, no, problemi di ritmo a parte, ha dei momenti che lo scontro è bello, poi ha un momento alla fine prevedibilissimo ma che comunque funziona, che a me è piaciuto. Quindi in sala c'era il boato, no, quando andava onda energetica, come cazzo vogliamo chiamarla, e tutti esplodevano, facevano sì, tu di Kamehameha, cioè capito, facevano il coro a Goku. È normale, perché sono prodotti che puntano a quello, puntano a farti uscire il bambino sopito che era in te. Quindi questo è il mio parere circa Dragon Ball Z, la resurrezione di F. Ah no, una cosa, ecco, non vorrei dimenticarmi delle musiche. La colonna sonora di questo film è interessante, nel senso che spicca ad esempio il brano death metal appositamente scritto per il film relativo a Freezer, che corona il momento in cui avviene la sua resurrezione vera e propria. Oltretutto mi è piaciuto molto il modo in cui hanno effettivamente resumato Freezer, non tanto per il modo in cui lo fanno, anche se riescono in quel senso a introdurre dei personaggi che a me piacciono tantissimo, che quindi mi hanno dato quell'atmosfera di Dragon Ball dei primi tempi, ma proprio come lo hanno reintrodotto Freezer, no? Come ho detto prima, più cattivo, più malvagio, più incazzato, non so se fosse la voce cambiata a renderlo così, però ci stava, era cazzuto, quindi quello mi è piaciuto. Non dico che l'abbiano caratterizzato in maniera esagerata, però perlomeno ti facevano percepire molto bene la minaccia che stava arrivando, e poi hanno voluto un po' riprodurre il ritardo di Goku quando per appunto doveva tornare, che stava andando il serpentone, no? Quindi capito il fatto che dici ma Goku quando cazzo arrivi, ecco, c'è anche qua una cosa del genere. Quindi hanno cercato di riportarti con la mente ai fasti della saga, e in un certo senso ci sono anche riusciti. Quindi diciamo che è un film che, se non avete visto ma siete fan di Dragon Ball, vi consiglio comunque di recuperare in un secondo momento quando potrete, perché merita in questo senso. Vi è passato un'ora e mezza gradevole sicuramente, per cui consigliato, molto più consigliato rispetto a Battaglia dei Dèi. La Battaglia dei Dèi
Lo consigli perché se vuoi rimanere al passo con Dragon Ball devi farlo, è canonico e quindi lo devi recuperare, ma come film se non l'avrei consigliato, questo invece mi sento già più di consigliare. Quindi io vi abbraccio, vi invito come al solito a scrivere un commento qui sotto cosa ne pensate di quello che ho detto, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se non siete d'accordo perché non siete d'accordo, senza scannarvi nei commenti vi prego perché so che Dragon Ball è un argomento molto caldo, non iniziate a insultarvi perché davvero utilizzo il martello della giustizia stavolta, per modo di dire, perché ogni tanto vedo uno che commenta e uno fa ah, sei un coglione deficiente, ma perché? Non eccediamo con la rabbia, stiamo parlando di un cartone animato, quindi con calma discutiamone, non bestemmiamoci addosso e così via. Quindi io adesso farò un po' di spoiler, se non avete ancora visto i film vi sconsiglio di proseguire con la visione del video, se invece avete visto espansione da 3, 2, 1, molto brevemente perché non è che ci sia da dire, più che altro quello che voglio farvi notare è il numero alto di citazioni che abbiamo, ad esempio Pilaf e la sua banda, cioè vederli ogni volta che li vedo sullo schermo, che sia grande o piccolo, mi piace. Anche qui con l'età mi sembrano un po' troppo giovani, c'è un'incongruenza temporale, ma sti cazzi. Il momento Drago Shenron, peraltro Sorbet, che è il luogotenente di Freezer, non so se lo abbiano chiamato Sorbetta anche in giapponese, ma giocano molto con il nome dei cibi, Freezer comunque è riferito proprio al congelatore, eccetera, quindi con tutto ciò che ha a che fare con l'ambito culinario, e Sorbet, perché Sorbetto, Freezer, haha, battuta simpaticissima, ma ci sta perché è nelle corde dell'atmosfera di Dragon Ball, e che è doppiato da Pasquale Anselmo, che è la voce di Nicolas Cage, nonché voce di Bud, di Boss delle Torte, lo conosce, chi lo conosce sa di cosa sto parlando, se guardate Real Time come me, che nel mio profondo sono una massaia, quindi a momenti ci manca solo che mi smalti le unghie mentre guardo Real Time, ma l'ho avuto solo con la mia ragazza, che è un canale di una frivolezza tale che non riesco a non guardarlo, cioè mi diverto tantissimo a guardarlo, ogni tanto ho bisogno anch'io di questo tipo di leggerezza, ma Real Time a parte, devo dire che quel personaggio è simpatico, no? Ed è abbastanza noioso e fastidioso da farti gioire quando viene colpito a morte alla fine da Vegeta, che devia il disco super laser motherfucker di Freezer, che va contro questo poveraccio, però di dire, perché è uno stronzo, che è quello che ha fatto risorgere Freezer, che sembra potentissimo, poi invece è una caccoletta di merda, perché comunque era il residuo dell'armata di Freezer, che era diventati dei mollaccioni, però comunque facevano paura perché erano tanti. Dicevo, quindi quello, cioè il nome Sorbet mi aveva abbastanza fatto ridere, comunque parlando delle citazioni, per appunto apprezzato anche il fatto che Freezer quando risorge, che cosa fa? Prende uno dei suoi soldati che è stato un po' insolente e gli spara la stessa pallina luminosa rossa che aveva utilizzato per ammazzare Krillin, lo fa sollevare, lo gonfia un po' e poi lo butta fuori dalla vetrata dell'astronave, lo succhiato nello spazio aperto, insomma questa cosa effettivamente ci stava. Krillin che è spaventato dal fatto che sia risorto Freezer, e lo stesso Freezer quando vede dice sì, io ti avevo già ucciso un po' di tempo fa. Oppure Krillin che ha i capelli, ma dice prima di combattere Freezer, rasami i capelli, perché è come se volesse sconfiggerlo, combatterlo, come quando era su Namek, che era stato a sua volta ucciso da questo mostro. Poi ad esempio vediamo Whis alla fine che dice sì, la Terra è esplosa, ma Freezer probabilmente no, perché lui sa sopravvivere nello spazio aperto, ed è esattamente quello che era successo con Namek. Freezer che è sopravvissuto perché ha fatto esplodere il pianeta Namek, e però può sopravvivere nello spazio aperto. Quindi c'è Whis che porta indietro il tempo, che l'aveva detto all'inizio, no? Quando c'è Bills che combina qualche casino, lui gli tira un colpo sul collo, lo addormenta per qualche mese e torna indietro di qualche minuto e lo impedisce. Gli impedisce di fare del male agli innocenti, quant'altro, anche se loro in realtà sono un po' super partes in quel senso, come ho già detto prima. E poi ad esempio Whis che calpesta la cacca, come dice Whis, hai calpestato la cacca della cacca rosa di Arale, per intenderci. Oppure quando devono fermare il rapinatore all'inizio, che c'è Krillin che lo fa, che li ferma, che ricorda un po' la questione di Super Saiyaman di Gohan, che era diventato una sorta di supereroe. Oppure sempre nel momento in cui i rapinatori stanno scappando, c'è un tizio che si sta facendo fare la multa a un vigile che dice mi scusi tanto. Quello, se non erro, è un personaggio che ricorda tantissimo un professorino che c'era in una delle storie di Nekomajin. Nekomajin è un personaggio creato a Toriyama
per storie one shot debolmente collegate tra loro che interessano alcuni tipi di Nekomajin, soprattutto il Nekomajin Z, che è quello più legato a Dragon Ball Z, che sono, è un personaggio calato nell'universo di Dragon Ball, ma che ha a che fare relativamente solo il Nekomajin Z è collegato direttamente a Goku perché sarebbe il suo maestro. Sono uscite queste storie molto vecchie, non tutte, alcune vecchie, alcune no, perché comunque è un personaggio per cui che ha portato avanti nel tempo. Ma alcune erano del tempo dei periodi di Dr. Slump Arale, forse addirittura precedenti. È uscito anni fa, 5-6 anni fa, un volume, adesso non so neanche più dove è finito, un volume che costava, se non sbaglio, 7 euro, che racchiudeva tutte queste storie. Erano molto carine, erano molto simpatiche, era una piacevole un piacevole ritorno al passato con storie tipiche del Toriyama che ci piaceva tanto, che un po' si è perso nel corso del tempo, che servivano per vendere come menù alla carte, quei due volumetti che contenevano storie vecchissime di Toriyama inedite, che lui si è tenuto nel cassetto poi per magari buttarle fuori in un secondo momento quando fosse stato tempo, e infatti così è stato. E le apprezzi perché è il Toriyama più giovanile ed è quello di Dr. Slump Arale, con un umorismo tipicamente nipponico nonsense che io adoro, molto puerile, infantile, battute sulla carta, sulla cacca, sulle scoreggine, ma messe in maniera, secondo me, contestualizzata, perché comunque sono molto per bambini, e essendo io cresciuto con prodotti di quel tipo li recupero sempre molto volentieri. Quindi fan service non solo a Dragon Ball, non solo relativo a Dragon Ball, ma a Toriyama in generale, e questo secondo me è anche importante. Ma poi anche per quanto riguarda per appunto lui che va subito alla forma finale, dice io sono Golden Freezer, perdonami il nome dozzinale. Quindi ci sono un sacco di citazioni, poi la punizione di Freezer che è appeso in questo bozzolo, in un mondo fatato dove sono le fattine, gli orsacchiotti di peluche, tutti coccolosi, lui che è costretto ad assistere, per lui è una cosa terribile. All'inizio ho pensato, ma che cazzo è sto mondo fatato, dove sono? Poi vedi il bozzolo che si gira e c'è Freezer, tutto incazzato, e ho pensato, no, ma sono geniali, quello mi è piaciuto veramente tanto. Mi è piaciuto il personaggio anche di Gianco, che comunque, di Giacco, scusate, che... avevamo già visto in precedenza, che è comunque interessante, a me piace, è un personaggio divertente che ricorda un personaggio che c'è anche Dottor Slump Arale, di cui non ricordo assolutamente il nome, però capite, erano Nekomajin, giusto, degli alieni che invadevano la Terra. Nekomajin lì senza volerlo li dissuadeva, non sapeva di stare dissuadendo dall'invadere, e erano molto simili a questo personaggio come design. Poi Toriyama è uno famoso per riciclare design, perché comunque lui non ha solo creato le sue produzioni, ma è anche stato character design storico per Dragon Quest, poi anche per Blue Dragon, insomma, quindi capite che cerca sempre delle basi, cioè i personaggi si somigliano spesso, non lo fa anche apposta, non lo fa anche per mantenere un suo tratto distintivo. Quindi questo è quello che mi è piaciuto più nello specifico, come anche la canzone metal di cui parlavo prima, no? Con Freezer che si sta rigenerando, c'è questa canzone Freezer con urla, chitarre elettrica manetta e quant'altro. Quindi questo era quello che mi ha colpito principalmente, ma ci sono anche un sacco di altri momenti di citazioni che magari o al momento non mi sovvengono, oppure sarebbe troppo lungo dirli tutti. Comunque sia, nel caso, contrassegnando questo commento con la dicitura spoiler, fatemi sapere quali sono le vostre citazioni preferite di questo film in un commento qui sotto. Quindi io vi abbraccio, grazie mille per avermi seguito fin qui, io ho sperato troppo, noi ci vediamo al prossimo movie blog. Ciao a tutti.